Allora, siamo qui con Riccardo Trulla, operatore dell'ICS, Consorzio Italiano di Solidarietà. Vorremmo capire qual è la situazione dei richiedenti asilo qua a Trieste, se puoi farci una fotografia della situazione, quanti rifugiati, richiedenti asilo avete a carico nella vostra struttura. Allora, qui a Trieste c'è una situazione che è abbastanza particolare perché ci troviamo una delle frontiere dell'Italia, non dell'area Schengen perché c'è la Slovenia prima di noi, ma c'è una rotta, diciamo, di migrazione che arriva direttamente qui, che è quella che parte dai paesi dell'Asia centrale, dell'Asia del Sud e attraverso i Balcani arriva in Italia e in Europa. E noi siamo la prima città italiana sulla frontiera. Quindi Trieste è sempre stato un luogo di passaggio. L'ICS ha iniziato a occuparsi di rifugiati ai tempi della guerra nei Balcani, quando appunto eravamo veramente a ridosso del conflitto e arrivavano qui molte persone. Diciamo, le persone accolte all'ICS si possono dividere, diciamo, in tre categorie, diciamo, i progetti di accoglienza più che altro. Uno è il progetto SPRAR, quindi è il sistema vero e proprio di accoglienza per richiedenti asilo e rifugiati, che ha circa 80 persone, 70 accolte da noi e 10 dalla Caritas. Poi c'è il progetto, diciamo, in convenzione con la prefettura, che nasce prima dell'emergenza Mare Nostrum, diciamo, perché appunto qui a Trieste c'era un numero abbastanza elevato di persone che arrivavano e andavano in questura a chiedere asilo e che si trovavano qui sul territorio in attesa di accedere a un posto SPRAR. Questa attesa si dilunga spesso per mesi perché appunto i posti disponibili in Italia sono molti meno di quelli che servirebbero, per cui siamo riusciti a creare questa convenzione con il comune di Trieste e la prefettura, in cui sia noi che la Caritas accogliamo i richiedenti asilo in attesa di un trasferimento in un progetto SPRAR. Al momento ci sono circa 300 persone, 260 mi pare sono principalmente dall'Afghanistan e dal Pakistan, e di queste 360 persone 167 sono da noi in accoglienza, circa 60-70 persone sono alla Caritas. E i rimanenti si trovano per strada, cioè non siamo stati ancora in grado di trovare delle soluzioni. La prefettura ha cercato soluzioni alternative, ma finora non si sono trovate. E poi c'è, diciamo, come terza realtà quella che è Mare Nostrum, perché anche qui la prefettura ha preso degli impegni con il ministero per accogliere delle persone che arrivano dal sud Italia, recuperate appunto dall'operazione Mare Nostrum in mare e trasferite anche qui. Di questo, diciamo, terzo gruppo, da aprile ad oggi sono arrivate circa 380 persone, ma di queste 380, 305 più o meno sono sparite, cioè che sono tutte andate via in maniera spontanea, senza formalizzare una domanda d'asilo, e si ipotizza che siano andate tutte in altri paesi europei. Le altre, alcune circa 60, sono in accoglienza in convenzione con la prefettura e una quindicina sono poi passate invece in un progetto SPRAR. E questa è un po' la situazione che c'è oggi a Trieste. E come viene gestita a livello abitativo? Che tipo di alloggi occupano questi ragazzi? Allora, il modello a cui si tende è quello dell'appartamento. Di solito sono piccoli appartamenti da 5, massimo 6 persone, ce n'è uno un po' più grande, ma sono tutti più o meno di questa misura, perché insomma, crediamo che sia il modo migliore in cui le persone possono stare e il modo più autonomo soprattutto. Il modello SPRAR, il progetto SPRAR è assolutamente gestito in questa maniera. La convenzione con la prefettura, avendo numeri più consistenti, ha diversi tipi di strutture. Ci sono circa 12 appartamenti, poi c'è un campeggio con cui abbiamo fatto una convenzione in cui le persone stanno in dei bungalow e poi c'è una grande struttura che è un'ex casa di riposo con 50 persone alloggiate in stanze da 4
e dove comunque si cerca di lavorare sull'autonomia, per cui comunque i pranzi sono gestiti dalle persone che fanno dei turni in cucina per preparare da mangiare, gestiscono la pulizia della struttura, in modo tale che anche lì sia una struttura il più possibile autonoma. E per le emergenze esiste poi un'altra struttura che serve proprio come primissima accoglienza, che è un'ex scuola che il comune ha dato a disposizione, in cui sono due aule con delle brandine dove in caso di chiamata all'ultimo minuto del ministero che dice stanno arrivando 30 persone o quando arriva l'inverno per togliere le persone dalla strada, può essere utilizzata come situazione di emergenza. Stiamo cercando altre strutture, altri appartamenti per poter magari accogliere tutti in situazioni più autonome, però è molto difficile con i numeri che ci sono. Io chiederei quanti operatori, il personale coinvolto e come vi organizzate, quante persone gestite e lavorate nell'ambito dei richiedenti asilo, dell'accoglienza? Sì, ci sono molte persone che lavorano, diciamo che in un appartamento, diciamo nel progetto SPRAR di solito il rapporto è 1 a 8, 1 a 10, quindi un operatore di solito segue due appartamenti da 5 e segue in toto il percorso delle persone che sono accolte dal punto di vista, diciamo, dell'inserimento sociale. Poi ci sono chiaramente degli operatori dedicati, quindi l'operatore legale che è un avvocato e che fa quello, c'è un operatore specializzato nell'aspetto dell'inserimento lavorativo, però diciamo gli operatori incaricati di seguire un appartamento seguono il percorso delle persone che vivono lì dall'inizio alla fine. In convenzione con la prefettura i numeri sono leggermente, diciamo, un po' meno operatori rispetto alle persone accolte. Forse in totale ci saranno un 35 persone che lavorano nei vari progetti. L'ICS organizza per i ragazzi delle attività per coinvolgerli a livello sociale nella vita quotidiana della città? Sì, diciamo che tutto quello che il territorio offre di per sé si cerca di non replicarlo in maniera separata per i richiedenti asilo. Quindi per quello che riguarda i corsi di italiano, le persone vengono iscritte ai centri territoriali permanenti, che è un servizio che la provincia fa in maniera indipendente, e non vengono creati dei corsi apposta per i richiedenti asilo dentro l'ICS, se non dei percorsi di sostegno nei momenti in cui alcune persone hanno bisogno di un aiuto in più per il percorso di alfabetizzazione, per l'apprendimento di un lessico specifico legato a un corso di formazione professionale o per qualche altro motivo. E così anche per tutto il resto, per cui si cerca sempre di lavorare in rete con quelle che sono le realtà del territorio, sia dal punto di vista appunto della formazione, sia dal punto di vista dell'apprendimento della lingua, dal punto di vista sanitario assolutamente, per cui tutti i richiedenti asilo sono iscritti fin da subito al Sistema Sanitario Nazionale, hanno un loro medico di base. C'è un'attività di accompagnamento delle persone nei primi periodi in cui sono qui, ma si cerca sempre di lavorare affinché siano completamente autonomi. Cioè noi non facciamo nulla, diciamo, al posto delle persone, ma cerchiamo di fare in modo che siano in grado di fare il più possibile da solo, perché l'obiettivo dell'accoglienza è chiaramente che escano dall'accoglienza. E ci sono le attività di integrazione. All'inizio erano soprattutto dedicate alle persone accolte nello SPRAR, perché appunto è un sistema d'accoglienza più strutturato che ti permette di lavorare anche meglio sulla progettualità, e il lavoro che abbiamo cercato di fare in questi mesi è avvicinare il più possibile l'accoglienza in convenzione con la prefettura a quello che è il modello dello SPRAR. Ci sono diverse attività, l'anno scorso è stato fatto ad esempio un laboratorio di teatro finalizzato all'apprendimento della lingua italiana, in cui ospiti dell'ICS facevano il corso di teatro insieme a persone di Trieste che si iscrivevano al corso in maniera autonoma, e poi è stato fatto uno spettacolo alla fine. In questi giorni stiamo organizzando una serie di escursioni sul Carso per conoscere il territorio con una guida naturalistica che prepara le escursioni e che sono aperte per tutti gli ospiti dell'ICS, ma anche per persone esterne, che ha lo scopo di conoscere il territorio in cui queste persone stanno cercando di inserirsi e di integrarsi.
ci sono appunto alcuni fondi dedicati alla, alle attività culturali, ma che appunto vanno di pari passo col percorso della persona. E parlando invece della situazione legale, viene fornita assistenza in preparazione all'esame della commissione di Gorizia? Vengono assistiti da un avvocato? Come... Sì, un richiedente asilo che arriva ha, diciamo, prima di tutto un incontro conoscitivo in cui si spiega che cosa significa aver fatto una domanda d'asilo, perché spesso la persona non sa esattamente qual è la procedura, quindi il richiedente che viene accolto viene informato su qual è il percorso che si trova davanti, quali sono le varie fasi del percorso, le varie possibilità, e nelle settimane precedenti la commissione c'è un avvocato che prepara la persona all'intervista in commissione, quindi che si occupa di aiutarlo a ricostruire la sua storia di vita, a raccogliere i documenti necessari e arrivare alla commissione preparato a quello che è l'intervista vera e propria. Poi, a seconda di quello che succede dopo, diciamo, nel caso di una risposta positiva, chiaramente sì, la persona può continuare il suo percorso. Nel caso di risposta negativa si indirizza la persona a quelle che sono le possibilità anche lì, nel senso che una persona può scegliere di fare ricorso, ma a quel punto lo farà all'esterno dell'associazione, dovrà rivolgersi a un avvocato privato e comunque, diciamo, viene sostenuto in quello che è soprattutto la consapevolezza della sua situazione legale. Per quanto riguarda invece la situazione economica, questi famosi 30-40 euro che vengono destinati a ogni migrante, come vengono gestiti? Sì, i 35 euro che vengono erogati dalla prefettura per accogliere queste persone non sono consegnati direttamente al richiedente asilo, ma appunto vengono, è la, diciamo, la tariffa giornaliera che l'associazione riceve per l'accoglienza di un richiedente asilo e comprende tutti i servizi che vanno a questa persona. Quindi, diciamo, chiaramente viene pagato l'affitto dell'appartamento dove la persona è accolta, le utenze, viene pagato il cibo, che viene gestito anche qui in maniera autonoma. I richiedenti asilo qui hanno dei buoni spesa con cui possono andare al supermercato, fare la spesa che vogliono loro e cucinare da soli quello che vogliono. E vengono comprati i prodotti per la pulizia della casa, per l'igiene personale. C'è un pocket money calcolato su base giornaliera, che sono 2,50 euro al giorno sui giorni di effettiva presenza della persona, che è l'unico, diciamo, denaro contante che va in mano alla persona, quindi è un massimo di 77,50 euro al mese. E gli vengono consegnati giorno per giorno alla fine del mese? Vengono consegnati alla fine del mese, conteggiando i giorni di effettiva presenza del mese precedente. Poi c'è una scheda telefonica, c'è un abbonamento ai trasporti pubblici, perché la persona si deve muovere sul tessuto urbano, e poi chiaramente la spesa principale sono gli stipendi delle persone che lavorano nell'associazione e che si occupano di accompagnare le persone nel loro percorso. La persona che entra in un progetto d'accoglienza innanzitutto firma un contratto. Chi entra sa che non sta semplicemente ricevendo dei benefici, si sta impegnando in una progettualità personale, per cui si impegna a partecipare ai corsi di lingua, alle attività che vengono proposte, e il focus è sempre concentrato sulla persona e sul suo percorso. Non esiste un progetto educativo. Più che altro c'è un progetto un progetto personale della persona che costantemente sa che non è parcheggiata ad aspettare un esito di una commissione, ma deve costruire le basi per essere poi autonoma e indipendente qui in Italia. Quindi, diciamo, come dicevo prima, i corsi di lingua non sono creati ad hoc dentro l'associazione, ma sono nei centri territoriali permanenti, quindi a seconda del corso a cui uno accede, le lezioni possono essere quotidiane o 2-3 volte a settimana a seconda del livello, e quella è un'attività fondamentale. Diciamo, nel progetto SPRAR, dove le proroghe possono essere fatte di 6 mesi in 6 mesi per un massimo di un anno e mezzo,
una delle cose che si valutano appunto è la partecipazione della persona ai corsi di lingua e alle proposte che vengono fatte anche di corsi di formazione, inserimento lavorativo, per cui se una persona non partecipa a nessuna attività al momento della proroga difficilmente verrà accettata una proroga perché non sta dentro un progetto, un percorso personale. Non saprei descrivere una giornata tipo, dipende anche un po' dalle fasi in cui la persona si trova, se sta aspettando la commissione, se l'ha già fatta. E... in preparazione della commissione qual è, cosa fate con voi come associazione, qual è l'approccio dell'associazione? Quello che... Sì, è un po' quello che dicevo prima, cioè sono dei colloqui cadenzati con l'avvocato, il consulente legale, in cui la persona racconta in maniera più dettagliata e approfondita rispetto a quello che ha fatto in questura al momento della domanda d'asilo, perché non può tornare nel suo paese. E quello che fa l'avvocato è metterlo di fronte a tutte a quelle domande, quei dubbi che la commissione può far emergere. E quindi mette la persona davanti a quello che è un colloquio, perché non è facile per una persona che viene da situazioni di conflitto, di crisi, che ha vissuto traumi spesso molto pesanti, mettere insieme i pezzi di quella che è stata la vicenda che ha vissuto e raccontarla in maniera chiara e senza contraddizioni, per cui spesso la persona ha proprio bisogno di rimettere insieme i pezzi di se stessa prima di mettere in piedi la sua storia. E quindi spesso appunto, spesso anche le persone hanno delle storie molto pesanti di persecuzioni, ma che non sanno raccontare, non vogliono raccontare, che sono troppo traumatiche, per cui c'è anche un lavoro appunto di preparazione, diciamo, al dover mettere in mostra la propria storia, la propria vita, che non è un qualcosa di automatico, insomma. E se l'esito della commissione territoriale fosse negativo e anche il ricorso, quando avverrà, è negativo, qual è l'approccio della vostra associazione? E lì c'è poco da fare, nel senso che nel progetto SPRAR, per quelle che sono le direttive che al momento sono attuate, quando c'è una decisione negativa della commissione la persona deve uscire dal progetto d'accoglienza, anche se fa ricorso. Nella convenzione con la prefettura, al momento l'interpretazione che è stata data alla convenzione sembra portare invece verso una decisione di maggior tutela, e quindi che garantisce al richiedente asilo che riceve un diniego e che fa ricorso la possibilità di rimanere in accoglienza, perché di fatto il suo caso è ancora aperto. Nel caso in cui anche a seguito del ricorso, diciamo, non venga riconosciuto il diritto ad una protezione, quella persona deve lasciare l'accoglienza, perché a quel punto non ha più uno statuto legale stare qui. E quindi non viene più non è accolta e ci finisce per strada, in sostanza. Sì, al momento, del diniego la persona esce dall'accoglienza e riceverà un decreto d'espulsione che diventa poi attuativo, e la persona chiaramente non è più in accoglienza, non,